Inaugurata a Sarno la sede di Italia Viva con i big della politica, grande entusiasmo nella città dei Sarrasti che torna al voto il prossimo giugno. In via dei Liguori una vera festa quella di Italia Viva con il taglio del nastro insieme all'onorevole Maria Elena Boschi. Si continuano dunque a tracciare le linee della coalizione a sostegno del candidato sindaco Francesco Squillante e così l'apertura ufficiale della sede di Italia Viva ha segnato un ulteriore tassello fatto di lavoro, impegno ed attivismo sul territorio sarnese. Siamo pronti a una bella campagna elettorale anche qui a Sarno, non soltanto per le europee, ma anche per il comune, ovviamente per le amministrative. Noi Italia Viva ci saremo a supporto del candidato di Squillante. Siamo pronti a questa sfida e siamo pieni di entusiasmo e soprattutto c'è voglia, questo sì, di partecipare. Io credo che quando si va al voto per i sindaci sono i vicini di casa di ciascuno di noi, i sindaci sono veramente le persone di prossimità insieme ai consiglieri comunali e in qualche modo sono anche il mestiere più difficile del mondo. C'era un presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, che diceva: quando sono così un po' sovraccaricato dalle responsabilità, insomma, il presidente degli Stati Uniti, penso che mi potrebbe andare peggio, potrei fare il sindaco, proprio per dire che è ancora più difficile fare il lavoro del sindaco. Però i cittadini questo lo sanno e credo anche che avranno voglia di partecipare, di incidere. Insomma, abbiamo una bellissima campagna elettorale che ci aspetta. Ah, siamo molto orgogliosi, modello Sarno, ci sono dei consiglieri, tre consiglieri comunali con assessori, stanno facendo un lavoro straordinario e soprattutto inaugurare una sede in un'epoca in cui c'è un po' di scetticismo anche nei confronti della politica, noi invece ci mettiamo la faccia con chi? Con un grande sindaco, Francesco Squillante, crediamo nel progetto che è legato a Francesco, crediamo nel progetto Italia Viva e crediamo nel progetto Sarno, noi abbiamo un'idea di futuro e immaginiamo Sarno per i prossimi 20 anni e la vogliamo fare con Francesco e con tutti gli amici di Italia Viva qui a Sarno e siamo convinti che costruiremo un grande progetto utile a chi vive in questa città. Ecco, io penso che sempre di più l'obiettivo deve essere Sarno centrale nell'azione politica della provincia di Salerno e lavoriamo in questa direzione. Quando c'è una partecipazione così ampia per l'apertura di un luogo dove si ci confronta, una sede elettorale è sempre un momento bello. Io faccio un appello però ai cittadini sarnesi perché è una grande opportunità è quella oggi di avere realmente di costruire un futuro per i propri figli. Quando andiamo a votare, facciamo una semplice riflessione: non votiamo per simpatia o per antipatia, votiamo per competenze e per chi realmente può dare un contributo vero, concreto alla vostra città. Oggi Francesco Squillante e i candidati di Italia Viva sono persone che amano la propria città. È bello vederli e guardarli quando parlano di Sarno, come si illuminano gli occhi e come oggi sono emozionati nel poter dare il proprio contributo alla città nella quale vivono e nella quale hanno fatto i sacrifici i propri genitori e i propri nonni. Ecco, questi sono i valori che devono contare e i valori sui quali dobbiamo costruire il futuro di Sarno. Faccio i complimenti alla sezione di Sarno, al coordinatore cittadino, al gruppo consiliare, agli assessori che hanno avuto la capacità di fare l'inaugurazione della propria sede, avendo, possiamo dire, tutto il gota della politica di Italia Viva. È la stessa atmosfera che ho avuto vedendo le persone che c'erano all'inaugurazione, alla presentazione della candidatura a sindaco di Francesco Squillante. Quindi il popolo c'è, Sarno c'è e ci sono soprattutto i cittadini che hanno capito che siamo una coalizione credibile e certa. Questa sera è stata veramente una bellissima manifestazione. Sono orgoglioso che tutti i vertici del partito siano stati presenti. Questa è dimostrazione che abbiamo seguito e che i vertici non si dimenticano di noi. Quindi abbiamo una filiera che parte da terra fino ad arrivare all'onorevole Boschi che oggi ci ha onorato di questa presentazione. Francesco Squillante c'è poco da presentare perché Francesco è il numero uno. È stato un candidato che voluto da tutti, voluto dal popolo, voluto da Italia Viva in particolare, perché è stata Italia Viva uno dei partiti che ha cercato la candidatura di Francesco Squillante.